Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Salve, buonasera. Buonasera. Stasera siamo molto numerosi rispetto al solito, però siamo in compagnia di del progetto fotografico Sismo 80 e passo la parola a Marianna che così vi presenta. Era il 23 novembre 1980 quando alle 19.34 un sisma di magnitudo 6.9 colpì la Campania, la Basilicata e una limitata area della Puglia, causando danni incalcolabili. Furono migliaia le vittime e feriti. Circa 300.000 persone rimasero senza un tetto. Un disastro che provocò anche numerose polemiche per la lentezza sia nei soccorsi sia nella ricostruzione. Stasera vi proponiamo Sismo 80, che è un progetto fotografico promosso dal Comune di Napoli in occasione dei 40 anni del terremoto, con 100 immagini inedite con luoghi distrutti dell'Irpinia e di tutta la Campania. Sismo 80 si propone attraverso le immagini e la scrittura una narrazione sincera di questa tragedia sociale. La ricerca di immagini, le interviste ai fotografi, la scansione delle foto analogiche e la ricostruzione degli eventi sono stati possibili grazie al contributo di autorevoli storici e giornalisti che hanno lavorato con passione e professionalità al fine di creare memoria, ricordare per imparare dagli orrori e ricostruire il futuro. 20 fotografi coinvolti: Giuseppe Vallone, Massimo Cacciapuoti, Luciano D'Alessandro, Sergio Del Vecchio, Luciano Ferrara, Giovanni Fiorito, Guido Giannini, Pino Guerra, Mimmo Iodice, Annalisa Piromallo, Antonio Troncone, Toto Ruggeri, Fotosud Giacomo Di Lorenzo, Guglielmo Esposito, Mario Siano, Antonio Troncone, Associazione Archivio Carbone, Mario Riccio, Press Foto, Franco S, Gaetano Castanò, Franco Castanò. Luciano, con i vostri scatti avete documentato una delle più grandi tragedie del nostro Novecento. Siete riusciti a mettere in mostra questa istantanea di dolore, rabbia e disperazione? Buonasera a tutti. Certo, dopo 40 anni di impegno di portare in luce questo grande patrimonio dei fotografi che hanno lavorato durante il sisma e che hanno lavorato per tanti anni, perché non c'è stato solo il lavoro durante il sisma, ma c'è stato un lavoro che è durato quasi 10 anni, non solo sul terremoto, sul sisma, ma sulla ricostruzione. Quindi era un dovere nostro, un dovere di portare comunque in mostra questa
purtroppo questa disgrazia, e quindi devo fare un grande ringraziamento ai fotografi che sono stati di una grande disponibilità a tirare fuori questo materiale, che non è facile perché è tutto materiale analogico, e quindi significa andare negli archivi, cercare roba, scatti di 40 anni fa, non è molto semplice. E con Tribunali 138 e NOS APS e con tutto il team è stato un grande lavoro, abbiamo lavorato un anno intero per portare in luce questo grande progetto, sponsorizzato da varie associazioni, ma con il contributo del Comune di Napoli, l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli. Okay. Stasera ci presenti i tuoi colleghi presenti? Allora, intanto Sofia Ferraioli, che è la presidente dell'associazione NOS, che ha prodotto interamente questo progetto. C'è Gic Musella, che è un grandissimo amico, ma è un grafico eccezionale, che ha prodotto questo libro straordinario, che è un'opera d'arte, è un libro che raccoglie veramente tanti pensieri. E Federica Di Lorenzo, che è la nostra carissima amica, abbiamo lavorato insieme per tanto tempo, è una curatrice, e ha lavorato in passato, ha lavorato per tanti anni in gallerie d'arte. E Giuseppe Sannino è il mio carissimo assistente, un mio ex allievo dell'Accademia di Belle Arti, che ho tirato fuori da quella situazione e continua a lavorare con noi. E ci sono tantissime ancora, devo dire, vi leggo appunto, Federica Di Lorenzo, Graziella Portia, Giuseppe Sannino, Olivia Pacer, Stefano Guntò, Angela Cerritello, Enzo Sarnelli, Gix Musella, Elio Di Pace, Angela Vincenzo Zannini, Walter Moretti, Ludovico Brancaccio, cioè veramente tanti, tanti, tanti amici e tante persone care a noi. Quella del terremoto è una ferita, insomma, ancora aperta. Tu mi hai mandato una foto la scorsa settimana, c'erano queste donne con queste mascherine. Cioè, poi alla fine avete raccontato la tragedia nella tragedia. Quella foto là è stata è incredibile ed è interessante, perché appunto sono le mascherine, incredibilmente, che in vari paesi purtroppo c'erano tanti morti e quindi c'erano questo problema di mettersi le mascherine. E io ho notato, quella è una mia, io ho scattato io quella foto a San Mango sul Calore, ed è incredibile che sono esattamente la stessa fattura delle mascherine bianche che le varie regioni hanno consegnato a casa di tutti i cittadini italiani. Ed è incredibile questa storia. Siamo in pandemia, ma è un altro terremoto, e quindi bisogna ricordare queste tragedie sono veramente un colpo al nostro cuore, alla nostra sopravvivenza proprio. Quindi noi stasera usiamo la fotografia per documentare, per raccontare, per creare memoria. Francesco, vogliamo iniziare a presentare il libro? Sì. Allora, puoi condividere lo schermo, Luciano? Guarda, Francesco, io vorrei subito condividere un video, quel video che tu hai, che c'hai, perché così noi entriamo subito dove sì. Noi abbiamo fatto l'installazione, per far vedere anche il lupo. Perfetto, allora puoi condividere quello. Sì. Lo condividi tu? No, devi condividerlo tu e poi io te lo mando in onda. Eccolo, è arrivato. Il 23 novembre di 40 anni fa, la prima cosa dopo la scossa, scesi in piazza a Napoli, a Piazza Municipio,
fotografai questa immagine di questa donna completamente avvolta in un lenzuolo. Dopodiché partii per il cratere, per i paesi terremotati, e arrivai a Sant'Angelo dei Lombardi e poi Lioni. E cominciai il mio lavoro. E la cosa che mi meraviglia, che mi colpisce di queste, a rivedere dopo 40 anni queste foto, è con quale lucidità, all'epoca che ero giovane, insomma, riuscivo ad avere una certa lucidità, non freddezza, ma lucidità nel raccontare un dramma di questo tipo. E quindi non soffermarmi soltanto a una semplice documentazione, ma cercando di raccontare, di interpretare. Per esempio questa immagine qua, io sono molto legato a questa immagine. C'era uno scatto precedente dove la donna stava con le braccia allargate e con un urlo, un lamento. E chiaramente quell'immagine scattata un attimo prima è stata la mia prima scelta, perché era quella più forte, apparentemente. Un secondo tempo ho capito che invece era questa l'immagine importante. Perché qua vediamo una donna che piange, quindi il dolore, la disperazione, una donna che prega, quindi la fede, e una donna che mangia, che continua, e quindi la sopravvivenza. Quindi queste tre, diciamo, Madonne sono un quadro perfetto, una sintesi perfetta di questa situazione. L'incontro con Alberto Moravia fu incredibile, perché lui scese, io mi trovavo lì, qui a Sant'Angelo dei Lombardi, scese poco più in là con l'elicottero, io riconobbi il giornalista dell'Espresso, e a fianco a lui, sotto braccio, c'era Moravia, qua c'è il sindaco, qua dietro. Chiaramente stai fotografando un dramma terribile, quindi il mio approccio è sempre stato di distanza, vicino, ma di rispetto. Infatti, credo che un dramma non per forza devi fotografare cadavere. Oddio, è importante per un fotogiornalista fotografare tutto, però non insistere su certa spettacolarizzazione, no? E quindi ho cercato di trovare dei simboli, e quindi un racconto più fatto di simboli. Per esempio qua il pane e le pietre, qua non, a stento si vede questo pane perché ha lo stesso colore delle pietre, si può chiamare un grigio, un colore. E quindi le pietre, che in questo caso sono macerie, quindi morte, e il pane, che è la vita, la sopravvivenza. Quindi andando avanti con queste simbologie è un modo di raccontare, come dire, sentito e non aggressivo. Tu in questa foto straordinaria, il terremoto ha castigato i poveri. E c'è questo bambino, c'è con bambino. Questi occhi che ti penetra proprio nello stomaco. È vero che ha castigato solo i poveri? Principalmente i poveri, però ha castigato tutti, Luciano, tutti. Il terremoto, dopo il terremoto, c'è stata proprio una linea di demarcazione tra il prima e il dopo terremoto per tutti i napoletani, per tutti i campani. Ovviamente la classe più povera è stata da sempre quella più colpita e continua a essere. Infatti nei container non è che ci stanno la buona, l'alta borghesia, no? Ancora una cosa. Via Statera. Via Statera. Palazzo crollato, 53 morti. L'unico palazzo a Napoli. 53 morti. Nel pezzo di Pietro Gargano spiega esattamente questi palazzi come sono stati costruiti. Sono stati costruiti con la carta, con i cartoni, con il truciolato. Non c'era cemento in questa cosa. Con i tondini di millimetri. Spiega un attimo questa. Questo è terribile. Devo dire che questa, quando andai a Via Statera, io sono stato quasi più colpito da questo palazzo che da tutto il resto. Innanzitutto perché è uno dei palazzoni dove noi abitiamo, cioè non ci immaginiamo che possa crollare. Può crollare una casa costruita in una certa maniera, se viene colpito proprio nell'epicentro. Ma una casa non,
crollata completamente. Questa è la gemella. Questa è la gemella. Questo significa che si è caduto su se stessa. E qua, dovrebbe essere di cemento armato. Di cemento armato. E quindi qui ci sta proprio la colpa di chi ha realizzato questo palazzo. Colpe che poi verranno al pettine di tante altre cose. Nel dopo terremoto noi abbiamo lavorato almeno 10, 15 o almeno 20 anni per la ricostruzione. Dall'82 in poi il sistema è entrato a piene mani sul dopo terremoto e ha fatto la ricostruzione con i soldi del governo. Cioè, quindi come ne usciamo? Cioè, nel senso che il sistema, la malavita, la camorra, la mafia e i vari clan si sono impossessati dell'80% sì. delle risorse destinate al sud. Oh, sì. Ancora oggi noi paghiamo questa certo, disgrazia. Certo. Questa immagine, che secondo me racchiude un poco, rappresenta veramente tutto il terremoto. Sì. È una persona non con la mascherina, ma addirittura coperta totalmente. Quindi è veramente. Ma infatti alcuni amici artisti commentarono questa foto facendo delle similitudini con opere d'arte, no? Adesso non mi ricordo chi mi disse che questo gli ricordava, questo era un pittore, però non mi ricordo il nome, gli ricordava le pleurs di Digione, le pleurs di Digione, che sono delle statue funebri che si trovano a Digione del XIV secolo, dove queste donne o uomini sono avvolte completamente da questo sudario. Quindi sono statue funebri, il che la dice lunga. Cioè, questo diventa un simbolo. Non è solo una donna che si copre dal freddo, ma è altro. Sì, mi è piaciuto. Ok, perfetto. Benissimo. Lo a me? Bene, sono ancora vedendo, sono sempre emozionato per vedere queste. Abbiamo scelto di far vedere questo video, ne abbiamo prodotto tantissimi video con gli artisti e con i fotografi, ma questo racchiude un po' tutto il dramma e anche il nostro lavoro. E intanto lo spazio che noi abbiamo scelto, che è San Domenico Maggiore, è un convento straordinario di 450 metri quadrati, un'installazione straordinaria, abbiamo fatto tutto, abbiamo iniziato a dipingere le pareti, abbiamo fatto l'impianto elettrico, c'è anche Pino Guerra che salutiamo. Ciao Pino. E devo dire è stata una grande scommessa, ma veramente siamo contenti. E in quel video avete visto che noi abbiamo coperto le foto con della carta velina bianca. Questa è un'idea che ci è venuta perché ci hanno chiuso la mostra, perché siamo in zona rossa, e quindi noi abbiamo coperto simbolicamente con le carte veline le fotografie. E quindi anche questo fa parte dell'installazione. E vorrei gentilmente, scusami Francesco, non vorrei... No, no, vorrei... Se gestisci tu tutto, però diciamo a me fa piacere se Gix Musella fa un intervento, perché è questo straordinario libro, che è un'opera letteraria, è un'idea del nostro caro amico Gix Musella, che è un grafico eccezionale. Io vorrei che dicesse delle cose su questo libro. Buonasera a tutti e niente. In primis, noi grafici abbiamo l'abitudine di dire che quando si fa un buon lavoro è perché la committenza è intelligente, perché molte volte i migliori prodotti vengono, come dire, non capiti o rovinati
alla partenza. In realtà qua fare un brutto lavoro sarebbe stato veramente impossibile, perché soprattutto con Luciano ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo già lavorato insieme diversi anni fa, ma oltretutto il materiale è veramente un materiale di primo ordine. Luciano si è forse dimenticato di dire, lo vorrà dire dopo, che in realtà questa è la prima mostra fatta con tanti fotografi di questo livello insieme, lo dirà lui magari più avanti. Il materiale è allo stesso tempo bello ma terribile, racconta una storia che noi, almeno noi meridionali, abbiamo dentro e non ci siamo mai dimenticati. Viviamo quasi con, come dire, con l'ombra del terremoto del 1980. Dal punto di vista tecnico si è voluto riprodurre semplicemente un fatto di stampa, chiamiamolo così, molto anni 80, nel senso, magari riducendo la durezza di alcune foto, non lasciandole solo a un bianco e nero, come dire, diretto e sparato, ma accentuandone i toni, utilizzando una bicromia in tipografica in nero e con i sali d'argento, in modo da avere una, come dire, una foto più con un carattere più morbido. Le foto sono quello che sono, il periodo è quello che è. Spero che dal catalogo si riesca a capire il lavoro, non solo mio e nostro, ma soprattutto quello dei fotografi e dei fotoreporter, che è stato fatto all'epoca. Questo, ringrazio Luciano per i complimenti. Comunque, la cosa che a me mi è piaciuta molto di questo lavoro, oltre il catalogo, è il fatto che veramente ci siamo trovati squadra, abbiamo lavorato bene, allestendo una mostra in un periodo dove non ci dimentichiamo, questa mostra è stata la prima mostra fatta, penso, in Italia, subito dopo la riapertura di gennaio. È stato difficile, complicato, però alla fine è stato un bel evento e speriamo di riprenderlo al più presto. Grazie, Gix. No, grazie a voi. Com'è nata, Luciano, l'idea di radunare tutti questi fotografi, che mi immagino qualcuno conoscevi già, altri non li conoscevi? Cioè, no. Come facevi a sapere che magari qualcuno aveva fatto questo progetto? Allora, i signori in mostra, tutti i fotografi che sono in mostra, li conosco e li ho conosciuti personalmente. Sono miei, non solo miei fratelli, ma anche persone che mi hanno adottato. Tante persone in questa mostra purtroppo non ci sono più, sono in un altro posto del mondo. Quindi ho voluto fortemente andare negli archivi delle famiglie dei fotografi scomparsi, e quindi parlo dell'agenzia Fotosud, dell'agenzia Press Foto, che hanno lavorato tantissimo, diciamo dal 1970 in poi, ma recuperare questa memoria. Sono persone che io ho vissuto insieme a loro, mi hanno dato tantissimo, mi hanno insegnato a fare la cronaca. Io ho fatto di cronaca, ho fatto 25 anni di cronaca a Napoli, per poi passare alla fotografia internazionale. E quindi sono persone che io ho vissuto insieme, quindi li conosco perfettamente a tutti. È una chicca che io vorrei, come dire, veramente dire. È la prima volta in mostra che i due maestri napoletani e internazionali espongono insieme. Sto parlando del grande fotografo Mimmo Iodice e del grande fotografo Luciano D'Alessandro. Luciano D'Alessandro è scomparso, non c'è più, è stato uno dei miei maestri, e quindi è la prima volta in assoluto che i due fotografi stanno insieme e io sono riuscito a farli stare insieme. E quindi per me è un grande, veramente un grande onore aver fatto questo progetto con questi, con tutti. E quindi è stato molto faticoso andare negli archivi, quelli delle persone che non ci sono più, perché bisogna andare dagli eredi, tirare fuori. Vi dicevo prima che il problema dell'analogico è molto più delicato, perché devi andare a scegliere i negativi, devi scannerizzarli, devi pulire, devi stampare, quindi è un processo molto lungo. Perciò noi abbiamo lavorato un anno per fare questa mostra. E sono grato a questi signori, questi miei amici, che mi hanno dato la possibilità di fare questa grande mostra. È la prima, appunto, come diceva Gix, è la prima mostra che si è aperta a Napoli da 2 anni.
in un posto straordinario, San Domenico Maggiore, che vorrei dire che è la casa di Giordano Bruno, quindi dove ha vissuto Giordano Bruno, quindi per noi è un grande onore. Bene. E infatti io mi immaginavo, ecco, anche il fatto di riunire tutte queste foto e scansionarle, perché ora una delle foto fatte in analogico sono molto più complicate, infatti te lo volevo dire, mai anticipato su questo. E la selezione invece da chi è stata fatta? Sempre da te, o hai avuto, diciamo, il supporto anche di altri fotografi che comunque hanno creato una sorta di percorso? La scelta è stata molto complicata, ma molto semplice. Conoscendo già il lavoro dei fotografi, perché chiaramente con tutti questi fotografi noi stavamo insieme là, quindi ricordo esattamente le persone, e ho chiesto a ognuno un intervento. Chiaramente, come dire, ho chiesto X foto per confezionare tutto il processo. Quindi i fotografi sono stati liberissimi di scegliere il proprio intervento. Quindi la mostra è una mostra collettiva, ma è una mostra individuale, nel senso che ognuno ha il suo spazio, ognuno ha la sua parete di 6 metri dove ha espresso il suo pensiero. E questo, secondo me, è molto interessante, perché sai, le collettive sono importanti, ma questa è anche una personale di tanti fotografi. E poi naturalmente c'è il libro che rafforza anche la potenza della mostra, ecco, anche del significato che vuole dare. Sì, per il libro è interessante, perché non solo la fattura e quindi le bellissime foto, dico bellissime perché anche se nelle tragedie bisogna sempre dire che le foto sono positive, vorrei ringraziare, noi abbiamo chiesto a dei grossi personaggi a scrivere dei testi, che è Pietro Gargano, che è un grande giornalista, Francesco Romanetti, Isaia Sales, Gabriele Garibaudi, Luciano Brancaccio e Laura Lieto. Sono persone, metà dell'Università della Federico II, che hanno lavorato per tanti anni sul progetto Terremoto, e due grandi giornalisti che sono veramente, hanno lavorato con Il Mattino, il nostro quotidiano. E quindi sono molto veramente fiero di aver coinvolto persone di eccellenza. Ci sono dei testi molto belli che spiegano esattamente che cosa sia successo, ma che cosa sia successo anche nel malaffare, perché noi dobbiamo ricordarci che questo terremoto, a parte la tragedia di 3.000 persone che non ci sono più, ma c'è stata una grande assurdità di aver rubato, diciamolo pure, approfittato dei contributi del governo, che sono andati per vie diverse. E questo non bisogna mai dimenticarlo, bisogna comunque denunciare sempre. Luciano, la parola a Vincenzo. Sì, Luciano. Volevo chiederti questo progetto probabilmente, se fosse stato realizzato 30 anni fa, avrebbe forse contribuito a scuotere un po' le coscienze di chi avrebbe dovuto, no, intervenire abbastanza, in modo abbastanza importante per ricostruire, per aiutare. Ecco, può la fotografia, nella fattispecie il fotogiornalismo, riuscire a sensibilizzare oltre che documentare, assolvendo così a una importantissima funzione sociale? Ecco, quali sono oggi, a distanza di 40 anni, le vostre aspettative di questo importantissimo, di questo bellissimo progetto? Peraltro, se anche l'abbiamo visto proprio, già si capisce bene non soltanto la forza delle immagini e del dramma che raccontano, ma ecco davvero l'alto livello qualitativo di tutto, dell'intero progetto probabilmente. Guarda, noi abbiamo, io come dire, mi sento partecipe non solo di questo progetto, ma mi sento partecipe perché io il 23 novembre e il 24 novembre alle 5 del mattino sono partito per il cratere, come tanti fotografi arrivati da tutto il mondo. E già allora noi abbiamo, e chiaramente non era stato non era un complesso questa denuncia, ma comunque c'è stata una grande denuncia negli anni, non solo in quel periodo,
il ritardo dei soccorritori, cioè diciamo il malaffare. Quindi abbiamo lavorato per 10 anni su questa storia e quindi abbiamo raccontato veramente tanto. Ricordo che abbiamo fatto dei lavori sull'incompiuto, c'è tantissimi lavori abbiamo fatto per i giornali, principalmente i giornali europei. Io ho lavorato tantissimo per i giornali tedeschi, i giornali francesi, i giornali americani, sull'incompiuto del terremoto. Perché c'è stato che purtroppo i paesi in collina, in montagna, sono crollati totalmente e hanno ricostruito il paese giù a valle. Ma chiaramente questo paese è stato costruito col cemento armato, quindi con situazioni nuove, e quindi è stata stravolta anche proprio la vivibilità di queste persone. Non sono più persone che hanno vissuto nelle case medievali, come dire, in un centro storico con dei bei portali, ma vivono in questo cemento armato e quindi cambia anche la vita proprio. Noi abbiamo denunciato tutto questo. È chiaro che la stampa, come sai, alcuni sì, alcuni no, ma il ruolo del fotografo, che dico sempre che è a 3 metri dalla notizia, è il ruolo del fotografo è fare una denuncia, sempre, sempre. È un'etica giornalistica che deve sempre stare a 3 metri dalla notizia. Che oggi a distanza di 40 anni, come pensi di poter veicolare queste immagini, soprattutto alle giovani generazioni che probabilmente questo evento non l'hanno neanche mai conosciuto, evidentemente, o forse l'avranno letto sui libri di scuola? Certo, c'è stato un... quando abbiamo aperto la mostra il 12 febbraio, quindi siamo stati, devo dire, assaliti, perché era la prima mostra, tantissimi giovani sono arrivati perché non conoscevano questo dramma, se non sentito dire dai loro nonni, dai loro papà, dalle mamme. E erano emozionati perché vedere queste storie, tante persone, non solo di Napoli, ma... Sai, Napoli poi è frequentata anche da studenti fuori sede, quindi moltissime persone sono dell'Irpinia, della Basilicata, della Puglia. Trovavano queste immagini molto forti, però con grande delicatezza. Noi abbiamo cercato di non usare le foto violente, ma nel senso di far capire esattamente che cosa sia successo. Oggi è chiaro che la fotografia è andata avanti, ha un grande successo, praticamente con la fotografia digitale, non dico che è più semplice, perché digitale è molto 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 complesso, non è vero che è semplice, è immediato, quindi immaginate la storia di quel periodo. Noi dovevamo andare sul cratere, chiaramente lavoravamo in analogica, quindi bianco-nero principalmente, o colore, quindi diapositive, è negativo, quindi tornavi a Napoli, fatti 50 km con la macchina, vai nel tuo studio, stampa le foto, sviluppa i film, stampa le foto e mandala a Milano, da Milano poi andavano in tutto il mondo. Quindi immaginate questa routine, no? Diciamo, ciao Toti, immaginate questa routine, questo sforzo. Quindi noi per settimane intere non abbiamo dormito, cioè stavamo sempre sul piede di guerra, perché non avevamo il tempo proprio di dormire. È chiaro che se, come dire, oggi io faccio una fotografia digitale, esattamente quando la scatto, un secondo dopo sta nel giornale, e quindi è cambiato completamente tutto nella comunicazione. Direi, va bene, c'è qualche piccolo problema per quanto mi riguarda, perché io sono cresciuto nel mondo analogico, quindi ho una formazione completamente diversa, anche se devo acquisire questi strumenti attuali, perché non posso restare indietro. Ok, grazie. Grazie. Federica, vuoi dire qualcosa? Io. Sì, mi riallaccio con quello che stavi dicendo sulla lucidità delle foto, come aveva già detto Cacciapoti nel video che abbiamo appena visto. Una lucidità che però non è freddezza, nel senso che noi abbiamo sempre visto fotografi d'assalto, appunto, oppure questa parte cinica del fotografo, del fotoreporter, mentre
in quel momento nella storia italiana c'è stato un capovolgimento del ruolo del fotografo, perché forse questa mostra è anche un omaggio non solo alle persone che hanno vissuto il dramma, ma anche chi come questi fotografi si sono ritrovati lì per primi, perché voglio sottolineare ancora che lì prima dei soccorsi sono arrivati i fotografi e sono stati parte di quella popolazione, di quel territorio coinvolto in questo dramma, anche perché i loro animi erano scossi allo stesso modo, visto che parliamo di pochi chilometri di distanza, e quindi coinvolti appieno sono diventati anche parte di questa popolazione, di questo popolo, e come Cacciapuoti e come anche Luciano e come anche tutti gli altri fotografi hanno sottolineato poi l'umanità anche della fotografia, quindi non scegliere la fotografia d'impatto, ma scegliere invece quella più umana, quella più umile, quella più vicina al sentire che c'era in quel momento. È un omaggio alle persone soprattutto, è un omaggio ai luoghi, al territorio, un territorio che purtroppo è stato dimenticato. E questa mostra era necessaria dopo 40 anni, è necessaria soprattutto mettere insieme questa caratura di fotografi appunto corale, con questo sistema corale. Volevo ringraziare tutto lo staff, Luciano e tutti i fotografi indiscutibili ovviamente, grazie a voi per averci ospitato, ringrazio tutti insomma. Do la parola a Stefano Valori che aveva una domanda per te. Sì. Grazie Federica. Ciao a tutti e ancora complimenti per il lavoro che avete fatto, perché come diceva prima Luciano è bene ricordare per non dimenticare e per imparare dai propri errori, giustamente, perché l'Italia è un paese che dimentica troppo e troppo in fretta, a mio avviso. Mi sto calmo perché avrei un sacco di domande da farvi. La prima è vorrei riallacciarmi un attimino all'ultimo discorso che ha fatto. I limiti e l'etica del fotogiornalismo. Molto spesso si va al World Press Photo e sembra che ci sia un accanimento, una ricerca del macabro pazzesco. Si vedono la violenza gratuita, quasi una pornografia del dolore, ecco. Invece voi, secondo me, avete fatto la scelta intelligente, giusta, corretta, culturalmente giusta, di non mettere le foto più violente. Ma io mi chiedo se al momento dello scatto c'è una solidarietà, c'è un limite, un'etica che ti dice no, metto macchina giù e ho alzo il dito e non scatto, oppure se si scatta lo stesso e poi l'etica viene al momento della stampa, della pubblicazione. Quali sono i limiti etici che vi ponete, ecco? Grazie di questa bellissima domanda. Intanto l'etica inizia quando tu c'hai il ditino sullo scatto, proprio là inizia. E là capisci esattamente se è il caso o no, tenendo sempre presente appunto di non offendere e di non aggredire e di essere a 3 metri ma molto lontano. Quindi questa è qui in punta di piedi. Per quanto riguarda il World Press Photo, io lo abolirei completamente. mi dichiaro, io non ho mai partecipato al World Press Photo, non parteciperò mai, ma non perché trovo appunto quello che dicevi tu, vince la foto più dove c'è più sangue. E questa è una veramente è una tragedia. Non sono assolutamente d'accordo con appunto, sto parlando di World Press Photo di 40 anni fa, era un'altra cosa. Quindi ti do ragione in questo. L'etica del fotogiornalista è proprio questo, portare a casa, e io dico sempre, io sto entrando a casa tua senza permesso, perché una foto di un giornale, una foto che passa in televisione, una foto che passa sul web, entra a casa tua, non me l'hai chiesto. Devo essere io responsabile e avere una grande etica per farti vedere questa notizia.
questo è il printing del grande fotografo e del grande risultato del proprio lavoro. E non è semplice, perché la spettacolarità oggi è la prima cosa che si vuole. Però questa situazione ha una defaianza. Non c'è più una scuola della bottega dove si sono creati i fotografi. Adesso i fotografi si creano sul web, quindi la storia è completamente cambiata. Io sono grato di aver fatto la gavetta negli studi fotografici, nei laboratori per la stampa bianco-nero. Ho lavorato veramente tantissimo, veramente tanto, giorno e notte. Ma però io arrivo da una scuola di grandi fotografi e poi fotogiornalisti. E questo per me è un grande vanto. Oggi c'è qualche problema. I giovani, ci sono tantissimi giovani, bravissimi in tutto il mondo, in tutta Europa, e c'è una grande velocità, ma c'è qualche problema sulla spettacolarità. E questo per me è un po' un dramma, eh? Non sono molto d'accordo. La logica del mi piace, eh? La logica del mi piace, bravo, esattamente. Sai, è una tragedia, secondo me. Sai, ma anche un'altra cosa volevo accennare. I fotografi moderni, diciamo, non sono ammessi nelle redazioni. Cioè, non entrano, non lo conosco. Cioè, io sono cresciuto dentro le redazioni del giornale. Scusate, si sente malissimo. Magari se chi non interviene chiude il microfono, perché c'è un rumore di sottofondo. Eccolo. Ok, chi era? Francesco? Sì, perfetto, ho risolto. Vai. No, dicevo che io, come tanti miei colleghi, siamo cresciuti nelle redazioni e non fuori. Adesso non si entra più nelle redazioni, si manda una mail, non si conosce fisicamente con chi stai parlando, ed è una tragedia questo, perché io, entrando nelle redazioni, nei corridoi, e quando andavo a vendere le foto, incontravo i grandi giornalisti che dicevano: ma che stai facendo? Mi sto andando, ah, ma perché stai andando là? Cioè, come dire, c'era un rapporto che tantissimi fotografi, cioè per anni i giornali sono vissuti con le idee dei fotografi, con gli inviati. Quando io sono arrivato appunto per la prima volta in Libano nel 1981, ma io sono stato un mese in Libano, sono tornato, poi sono tornato un'altra volta, sono stato 40 giorni, quindi c'era una situazione completamente diversa nel raccontare le storie. E adesso appunto c'è la news dura 3 minuti, non c'è più, cioè dopo 3 minuti non c'è più questa news, quindi questo è un po' il dramma, però va bene, ecco. Va bene. È così, purtroppo il mondo è questo. Infatti un'altra domanda che volevo farvi, insomma, era quella riguardante il 1980 e il 2020, cioè 40 anni sono due mondi diversi. La prima cosa che si nota subito è chiaramente l'analogico e il digitale. Uno fare 50 km, sviluppare la foto, portarla in redazione, pubblicarla, ritornare sul posto, eccetera, eccetera. Oggi una mail e la foto arriva dappertutto. La concorrenza, gli reporter, YouTube, uno mette il video e via. Ma un'altra cosa volevo dire sul fotogiornalismo in sé, quanto questo mestiere è cambiato e se esiste ancora un fotogiornalista, quanto rischia, perché giustamente il fotografo deve stare a 3 metri dall'azione, il giornalista può stare più lontano. Si sente parlare dei giornalisti embedded, come succedeva nella guerra, nelle guerre moderne che si fanno in televisione, dove il giornalista embedded firma un canovaccio di cose, insomma, e poi dice quello che deve dire. Quanto è cambiato il fotogiornalismo e se esiste ancora questa professione del fotogiornalista? C'è ancora sicuramente la professione del fotogiornalismo.
è cambiata tantissimo nel raccontare, innanzitutto, appunto, come dicevi tu, ti posso raccontare tanti episodi, diciamo, quando stavamo da Amman per entrare in Iraq, siamo stati 15 giorni in un albergo a aspettare che ci facevano il visto per entrare in Iraq, ma dovevamo raccontare anche Amman. Ma il giornalista stava in albergo, non si muoveva mai, e noi tornavamo, ci raccontavamo quello che avevamo visto e loro facevano il pezzo, tanto per dire, grandi giornalisti di guerra non c'è problema, anzi. Ma che cosa è cambiato? È cambiato intanto il modo di raccontare, ma è cambiato anche l'approfondimento, cioè è il fotogiornalista, il fotogiornalismo, intanto in Italia, ma anche in Europa, abbiamo una grande tradizione del neorealismo. Quindi noi ci siamo appropriati della storia del neorealismo, dove si raccontava il dopoguerra, dove si raccontavano la nuova Italia, e quindi noi abbiamo preso molto da quella storia là. E quindi significa che si approfondiva tantissimo. Per fare un servizio non bastava un giorno, c'erano tre, dipende da che cosa dovevi raccontare. Quindi la storia del giornalismo, non del fotogiornalismo, è cambiata totalmente. Se noi abbiamo le grandi riviste attuali, cioè apriamo l'Express, Panorama e tutti i news magazine, ma ci sta un servizio alla settimana con due pagine, cioè di che normalmente mi davano cinque pagine, ma per esempio il minimo 5-6 pagine per raccontare una storia. Quindi anche, come dire, l'editoria condensato. No, l'editoria non solo ha ristretto la notizia, ma intanto non pubblica più le storie, cioè ha completamente cancellato io la chiamo la controinformazione, perché anche i giornali borghesi raccontavano la controinformazione. Adesso assolutamente è pari, sono tutti uguali. Prendiamo i quotidiani, io prendo 3 quotidiani al giorno, non c'è assolutamente differenza, assolutamente nulla, tutti, cioè addirittura i titoli sono uguali. Quindi di che stiamo parlando? Ci sono ancora grandi fotogiornalisti in giro che raccontano, ma non raccontano in news, fanno dei lavori loro con la lentezza, per fare libri, per pubblicare su un mensile, per pubblicare su un trimestrale. Questo ormai è questo, ci sta spostando su questo. La news è una cosa, fare il racconto è tutt'altro. Quanto le notizie oggi feriscono invece di aiutare sui messaggi che vengono andate, combinate anche magari alle fotografie? Ma intanto c'è anche questa straordinaria, come dire, errore che a volte non c'entra niente la fotografia sul pezzo scritto, quindi va bene, e quindi si sceglie un'immagine che non si addice all'articolo scritto. I titoli, ma se noi guardiamo i titoli, sono titoli bene o male da talk show ormai, sono scandalisti, cioè è come dire, veramente sono... è poca roba, qualche giornale fa qualche approfondimento, ma purtroppo l'editoria, parlo dell'editoria italiana, è in grande crisi, non ha ancora fatto una scelta, che cosa vuole fare, vogliamo fare il web, vogliamo fare la carta stampata? Se noi facciamo la carta stampata e mettiamo delle notizie belle, interessanti, di approfondimento, la gente compra i giornali, ma se tu compri il giornale un giorno e trovi questo giornale sempre uguale per tutta la settimana, ma perché devi comprare questo giornale tutti i giorni? Cioè, io lo compro, cioè come dire, la gente ormai compra la domenica perché esce la lettura, prende il Sole 24 Ore perché esce il magazine sulla cultura, come dire, quindi uno sceglie anche in questo momento, quindi non compra più il quotidiano, che era una cosa sacrosanta, che tutte le mattine il cittadino andava in edicola e comprava il suo quotidiano. Ormai non comprano più, ma questa è anche una cosa, come dire, terribile, che le persone non leggono più le notizie, perché la televisione è entrata, come dire, come ho detto prima, è entrata senza permesso a casa mia e mi vomita addosso cose allucinanti. Certo. Di qualità anche. Dicevo, è anche una mancanza di qualità, secondo me. Di qualità dell'informazione, di qualità di tutto, serietà. Ma guardiamo la decenza e l'indecenza italiana. Non ci sono parole, siamo proprio fuori,
veramente vabbè. Dunque, io volevo chiedere anche un'altra cosa, un paragone tra due tragedie, no? Perché c'è qualche problema al microfono. Si sente? Sì. Adesso... sì, sì. Allora, io volevo fare un parallelo, sempre riallacciandomi a questo arco temporale, e tra il 1980 e il 2020. Oggi stiamo il terremoto del 1980, io ero piccolo, ero un bambino, però avevo vicino a me una famiglia che veniva da Potenza e una coppia di giovani sposi che aveva iniziato a costruire la casa per trasferirsi là e per tornare a vivere là, erano emigrati qua, e poi è finita che la casa non è stata finita e sono rimasti qui e la casa è rimasta lì. Quindi l'ho vissuta abbastanza in prima persona, per quanto distante, ed è stata una tragedia. Oggi ne viviamo un'altra diversa e vorrei sapere quanto c'è di diverso e di uguale tra la tragedia del 1980, per quanto puntiforme, e a questa qui del Covid, della pandemia, perché è una tragedia comunque. Se c'è più solidarietà, quanto è cambiata la gente, voi che avete visto la disperazione veramente in faccia, ecco. Quali sono le analogie e le differenze tra queste due tragedie? Noi, chiaramente, per un caso, questo progetto è nato a marzo del 2020, quando siamo entrati in lockdown la prima volta. Quindi è interessante questa analogia, diciamo, dei progetti che è nato in questo momento. Era già un'idea, diciamo, di un anno prima, che volevo comunque riunire questi fotografi per raccontare questa storia, perché era il quarantennale e il 2020. Ma stranamente noi abbiamo iniziato a lavorare proprio a marzo del 2020. E le persone che sono arrivate alla mostra, e quindi che ha preso il libro e guardato il libro, la prima cosa che mi dicevano e che ci dicevano che era esattamente un altro terremoto. E quindi questa liaison, no, diciamo, tra il terremoto e la pandemia è interessante raccontarla. Questa mostra è servita tanto a questa tipologia di oggi. Vi racconto solo, c'era una signora, arriva una signora a vedere la mostra e si riconosce i suoi figli dentro un vagone della stazione ferroviaria di Napoli a Piazza Garibaldi. Non ha idea l'emozione che noi ci ha fatto questa signora. Ti devo dire, straordinaria, cioè lei ha raccontato una storia che ha vissuto un mese intero dentro questo vagone della stazione. Ogni giorno portavano da una stazione all'altra perché dovevano cambiare vagone per pulire, quindi loro hanno vissuto un mese dentro questo vagone del treno. E per noi è stata un'emozione trovare questa signora che ci ha raccontato dal vivo che cosa stava succedendo in quel momento. Vedi, queste piccole cose servono. Le persone erano emozionatissime davanti alle fotografie, veramente. Non dico che piangevano, ma c'era una grande empatia. Ci ringraziamo. Mi dicono, non devi ringraziare noi, devi ringraziare, come dire, i fotografi che come dire, hanno tentato di certificare questa tragedia con grande rigore. Che dire, è strano come la foto che mi diceva appunto prima, la foto delle mascherine, e per me quella immagine è, devo dire, un colpo al cuore, perché è adesso, cioè è la stessa situazione, cioè è veramente incredibile. 40 anni fa con le mascherine, adesso con le mascherine. È un altro terremoto questo, cioè diverso, ma è un altro terremoto. Non è più circoscritto, ma è mondiale, quindi è ancora, come dire, una tragedia universale. Quindi dobbiamo essere forti in questo, dobbiamo capire dove stiamo
lavorare su questa storia. Io ho lavorato, ma non tanto sulla pandemia, perché è molto difficile, non è una cosa semplice lavorare sul Covid. Non dico negli ospedali, ma dico sulla socialità. Ho lavorato, ho fatto già una mostra l'anno scorso, è molto 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 difficile, perché vai non solo a capire che sta succedendo, ma devi intervenire faccia a faccia con le persone per strada, che uno hanno una grande ormai, no, se tu fai una foto dici ma perché mi hai fotografato? Quindi è cambiato anche questo modo, no, di recepire. Mentre la mia generazione, io personalmente, mi chiedevano addirittura se in un gruppo io fotografavo una cosa e non fotografavo altro, il signore vicino diceva, oh, ma a me non mi fai la foto. Quindi, perché non mi fotografa? Quindi come è cambiato totalmente. Adesso invece mi dicono, perché mi stai fotografando? Quindi tu devi spiegare perché il fotografo non è che chiede prima, ti faccio una foto. Io la faccio prima, perché come dire, l'istantanea è questa, io non chiedo mai niente, io fotografo. E quindi anche a livello di solidarietà la cosa è molto meno. Ce n'è più ora o tra 1980 e 2020-2021? C'è più, com'è cambiata la solidarietà, il modo di aiutarsi? Ma io fortunatamente vivo in una città molto solidale, quindi se parto da Napoli, come dire, abbiamo mostrato tutti i giorni una grande solidarietà. Durante la pandemia e tuttora, adesso un po' meno, ma devo dire c'è stata una solidarietà collettiva, popolare, portare le spese a casa delle persone, ma non solo quelle povere, ma proprio normale, che non si potevano muovere da casa. Quindi mi onore di essere un napoletano, devo dirlo, grazie, perché abbiamo dimostrato, la città ha dimostrato di avere una grande solidarietà con tutti. Quindi c'è stato un livellamento, diciamo, di parità tra borghesia, aristocrazia, sottoproletariato e anche persone, come dire, tra virgolette, come dire, non proprio certo, gentili, però si sono messi tutti all'opera. Cioè, ragazzi che non hanno, come dire, con i motorini portavano le persone, la spesa a casa alle persone al terzo piano, alle persone anziane, c'è stata una grande solidarietà. Questo devo dire. Questo adesso è bello, via. È chiaro che c'è qualche problema. C'è qualche problema perché è un anno e le persone cambiano. Quindi il rapporto individuale, non sulla solidarietà, ma io penso che sia cambiato molto il rapporto individuale stradale proprio. C'è qualche problema perché quando si cammina io vedo le persone come stanno e addirittura a volte vedo che a 5 metri, a 10 metri uno si sposta un po', non per gentilezza, per farmi passare, ma per, come dire, per non avere, cioè, c'è un problema di contatto ormai, c'è il contatto umano, fisico, non c'è, è questo, cioè le persone non si abbracciano più, cioè a Napoli, non so, in tutta Italia questo è un po', però Napoli è abituato che quando io vedo un mio amico, una mia amica, io l'abbraccio, la bacio, è normale, per noi è sempre stato così. Io sono un anno che non, a parte la mia fidanzata, la mia compagna, ma non abbraccio più nessuno, e questo per me è veramente una tragedia. È veramente brutto, sì. E quindi questa è una situazione nazionale, ma pensiamo internazionale. Allora, Luciano, do la parola ad Antonio Toti Ruggeri, che è un mio omonimo, tra l'altro, che abbiamo un cognome simile, e che ho visto è entrato nella diretta. Buonasera a tutti. Buonasera, Antonio. Mi sentite? Ciao, Mario. Ciao, Toti. Senti? Sì. No, sente malissimo. Vediamo un po'. Come senti ora? Ci sono dei sistemi. Però,
Sentiamo una voce metallica. Allora, nel frattempo che sistema le cuffie. Allora, nel frattempo forse è il doppio audio che hai aperto. No, uguale. E mentre il sistema l'audio, volevo leggerti questo messaggio, Luciano di Pino Guerra. Dimmi. Allora, dice: un onore aver partecipato a questo progetto straordinario, pensato e con tenacia, portato avanti da Luciano. Un grande film, un onore per me aver esposto con maestri della fotografia della mia regione. Bello, bello Pinuzzo, bello, bravo Pino, veramente. E poi c'era un'altra domanda di Gennaro Ionio. Francesco, c'è un ritorno. Spengi qualcosa? No, c'è qualcosa, c'è un doppio microfono. Si sente un ritorno. No, perché ora? Ora meglio. Allora forse è il tuo, Luciano. È il tuo microfono. Ok, è andato, sì. Allora, dicevo, c'è una domanda di Gennaro Iori che diceva, forse con molto ritardo questo progetto. Ma con molto ritardo. Io ho pensato, dato che sei in quarantennale, come dire, ho pensato di fare... L'idea è stata proprio di ricordare il quarantennale. Le date sono sempre interessanti per fare delle cose. Tipo, l'anno prima ho fatto una grande mostra sul muro di Berlino. Perché? Perché era il trentennale, c'era a 40 anni, 1989-1999. Quindi le date si devono sempre combinare. È chiaro che... Però il problema è che ci ho pensato io, come dire, ci poteva pensare qualcun altro, ma purtroppo non è stato fatto. Io sono un fotografo, non sono un imprenditore. Ho a Napoli una struttura, casa mia, studio, laboratorio, che si chiama Tribunale 138. Facciamo questo tipo di iniziative, non è la prima. Sono 10 anni che lavoriamo sulla fotografia e sui grandi eventi, quindi facciamo grandi mostre. Il ritardo è delle istituzioni, non dei fotografi. Sono le istituzioni che ci dovevano pensare, non io, oppure non i fotografi. Quindi questo è il problema. E le istituzioni sono in ritardo sempre, non per avere appunto l'ok da un'istituzione, perché le istituzioni devono dare i posti per esporre, no? E sono cose lentissime, e purtroppo è così. Ma comunque, meno male che l'abbiamo fatto, quindi già è un grande risultato. Francesco, ti ho messo un video, un piccolo video, vedi se riesci a vederlo. Edit, ecco, non quello di Cacciapoti, ecco questo qua, vi vorrei far vedere. Allora, signori, state ascoltando un grande Mimmo Iodice, un fotografo non nazionale, internazionale, un fotografo veramente... Mimmo, dove eri la sera del terremoto? Ero a casa con Angela e i miei figli, Francesco e Sebastiano, ascoltare bella musica jazz, mentre guardavo dei provini a contatto di una loro galera. A Gibellina, terremotata, sul mito del sindaco, un caro amico, il sindaco Ludovico Corrao. All'inizio non aveva capito che stava succedendo per il terremoto. Dopo ricordo che non riuscivo a scendere le scale. Poi sono successe tante cose, una dietro l'altra. L'unica cosa che ricordo bene è che quella notte la passammo
tutti in una lotta, perché non sapevamo cosa fare, come procedere. Ecco, abbiamo visto, mi onoro di aver fatto sentire intanto la voce di Mimmo Iodice, che purtroppo in questo periodo ha avuto un incidente, è caduto, vabbè, è stato operato, sta bene, quindi la voce era un po'... Però stiamo parlando di un fotografo non nazionale, internazionale. Mimmo Iodice ha portato la fotografia italiana in tutto il mondo, quindi per me è un grande onore averla avuto in mostra. Non è tanto semplice esporre, come dire, le fotografie di Mimmo Iodice, che, come dire, è riconosciuto ormai nel mondo. E una sua testimonianza, mi faceva piacere che voi sentivate questa piccola testimonianza. Molto, molto particolare. No, io, a me faceva piacere, scusami se Francesco faccio anche il moderatore. Senti, Giuseppe, il nostro più giovane, che è uno studente dell'Accademia, mi faceva piacere, Giuseppe, tu che vieni anche da un'esperienza completamente diversa, anche all'estero, no? Sei cresciuto in un altro mondo, in un'altra nazione. Che pensi di questa... Raccontiamo un po', secondo me, dai un giudizio tuo, diciamo, su questa... Ma innanzitutto buonasera a tutti, però io sento un... eccoci qua. Allora, sì, io sì, ringrazio tutti, ringrazio Luciano e tutto il team, perché... Beh, io ho fatto un'esperienza all'estero per tanti anni e sono tornato in Campania giusto 2 anni fa. Quindi per me ritrovarmi in questo team è stato veramente, mi considero molto fortunato. Innanzitutto, cioè, spiego un po' quello che ho fatto in questo progetto, che era lavorare appunto sull'archivio, la digitalizzazione dei negativi. Quindi insieme con Luciano abbiamo portato avanti un po' la ricerca di tutti questi vecchi archivi e devo dire che è stata un'esperienza molto, cioè appunto perché poi anch'io mi appassiono con la fotografia e di rivedere queste vecchie foto, ogni frame, ogni striscia di negativo era una lezione di fotografia in sé, perché da questi vecchi fotografi, da questi grandi maestri, uno capisce un po' tutta, in ogni foto c'era un po' una sintesi di quello che era il fotogiornalismo, anche se da Mimmo Iodice ad Alessandro ed altri vediamo grandissime differenze di stile, di inquadrature, di poetica pure d'immagine. E io credo che un po' continuando il discorso che si faceva anche un po' prima rispetto a questa modernizzazione, io credo che ci sono molti fotografi bravi, bravissimi in questi tempi, però io credo che quello che io imparo sempre, io sono uno che bene o male scatta, ho scattato sempre solo in analogico e continuo a farlo in un senso di purezza, però è perché mi ritrovo in uno spazio che posso, che tutto un po' si rallenta. Io credo che questo è quello che è importante, anche quello che ha detto Luciano poco prima rispetto a quello che è il fotogiornalismo e la cronaca di oggi, che tutto deve essere così veloce. Io credo che più che mai adesso, anche in questo periodo, ci ha portato un po' a riflettere e a rallentare un po' i processi di produzione, ma non solo quelli dell'immagine, ma anche quelli di pensiero. Quindi niente, ringrazio tutti, da tutte le associazioni che Tribunali 138 e tutto quello che ha e tutti i ragazzi e ragazze che hanno portato avanti questo progetto. Iscrivendomi all'Accademia poco tempo fa e trovandomi in questa situazione, sì, sono molto privilegiato e fortunato, quindi ringrazio di nuovo tutti per questa opportunità. Grazie Giuseppe. Toti, è possibile sentire l'intervento di Toti? È impossibile. Mi sentite?
Ora si sente. Sembra che si è aggiustato tutto. Sembra. Allora io, buonasera a tutti, rifaccio i saluti sperando che mi sentiate. Allora, Luciano già ha detto tutto, con tutta franchezza, però in effetti ha fatto un accento benissimo sulla differenza del fotogiornalismo oggi e della totale mancanza oggi di giornale, di gruppi editoriali. Io faccio una mia personale esperienza e anche critica. L'editoria in Italia, specialmente in maniera proprio spudorata, è sempre stata di parte, non è mai stata libera per quanto mi riguarda, e anche ripercorrendo il nostro percorso comune, che è stato quello di questa mostra di Sisma 80, noi sappiamo bene che anche all'epoca non è stato facile poi far emergere delle realtà, si andava sempre più sulla tragedia, ma poi sui contenuti politici sono sempre stati mantenuti nascosti, la malvivenza e il malcostume è stato sempre ben nascosto e mascherato, io continuo a dire che l'editoria e il fotogiornalismo in Italia maggiormente è morto perché non c'è un'editoria libera e degli gruppi editoriali che hanno avuto il coraggio di dire a viva voce la realtà com'è. Non a caso, se oggi tu citavi che se compri tre quotidiani sono identici, completamente identici. Diciamo, questo è per riagganciarmi a quello che avevi tu poco fa detto. Riguardo invece alla domanda che faceva il collega, che cosa c'è tra il 1980 e il 2020 con la pandemia? Anche qui, Luciano, tu hai dato un'ottima definizione, che c'è una grande diffidenza. Noi sappiamo bene, e ce lo ricordiamo, che quando lavoravamo in piazza c'era un coinvolgimento, c'era un coinvolgimento però dettato anche da una coscienza civile del popolo. Oggi invece c'è una grande diffidenza, ma c'è anche una cattiva predisposizione proprio nei confronti proprio della stampa in generale, e nei nostri confronti c'è proprio un'ostilità. E lo sai benissimo che ci sono stati momenti dove praticamente, almeno nelle ultime manifestazioni, ci siamo trovati anche in condizioni dove, non dico essere attaccati in maniera diretta, ma comunque, dato che il giornalista non è in piazza e siamo noi quelli che praticamente siamo in prima linea, e noi siamo stati oggetto del malcontento della gente. E quindi, voglio dire, la differenza di 40 anni fa ad oggi era che è cambiata proprio la predisposizione, ma anche la cultura sociale, la cultura civile delle persone. Questo poi è il mio piccolo pensiero, sì, la tecnologia, l'analogico, il digitale, io non mi pongo, anzi io credo che... se 40 anni fa ci fosse stato il digitale, immaginati che cosa non avremmo potuto pubblicare e far vedere, perché poi sai che anche spesso la riflessione delle immagini che arrivano un giorno dopo possono anche dedurre, indurre l'art director a grandi sbagli per l'ansia. Invece oggi, con la possibilità di poter invadere le redazioni, quelle poche che rimangono, di immagini, l'abbondanza di immagini può invece a volte rilevare una maggior obiettività sull'accaduto. All'epoca invece c'era anche il timore di dover fare la cosa giusta, e spesso si faceva la cosa sbagliata, cosa che anche oggi può avvenire, però
più immagini potevano arrivare, perché tu sai bene che poi a un certo punto si faceva le 10 ore, i 50 km avanti e indietro, poi dovevi anche sintetizzare e poi non avevamo sempre la carta a disposizione e quindi se avevi 20 foto però ne sceglievi 10. Oggi se ne fai 50 gliene dai 60. Non so se sono stato chiaro sulla mia posizione. Sì. Ho chiuso perché c'era il riverbero un'altra volta. Ma sì, grazie Toti. Che dire? Intanto scusatemi se mi permetto di fare questa. Questo è il nostro grande libro, questa grande edizione progettata da noi e promossa da noi, e quindi chi vuole contribuire a questo piccolo, come dire, omaggio, può trovare questo libro sul nostro sito, sul sito di Luciano Ferrara, sulle pagine nostre troverete questo straordinario documento. E a parte le fotografie, devo dire veramente una fattura molto molto bella. Che dire, noi speriamo che a maggio possiamo riaprire la mostra, perché dopo tutta questa fatica, ma è interessante cercare di portare quante più persone all'interno della mostra. Non si sa, come tutta Italia siamo in così prigionieri, non si capisce perché in 450 metri quadrati non possono stare 30 persone. Questa è una cosa molto curiosa. Va bene, cioè, stanno, i musei sono così, no, spazi enormi che contingentate si possono far entrare 30 persone a volta, come abbiamo fatto con l'apertura. Abbiamo fatto dei gruppi, 30 persone a volta che entravano e uscivano, va bene, mentre invece, va bene, non voglio fare nessuna polemica, mentre gli autobus sono affollati, va bene, è inutile, non entriamo in queste polemiche governative che non è il caso, stiamo parlando di altro. Spero che i musei e le gallerie si aprano, questo è un nostro, perché le persone vogliono stare insieme, si vogliono incontrare, parlare di cultura, parlare di immagini, di fotografie, di arte. L'arte salva le anime, diciamolo questa roba, l'arte salva l'anima, cioè senza arte si muore, senza lavoro si muore di fame, ma senza arte si muore nel cervello, e quindi non so se qual è la pena peggiore, diciamo. Io intanto Luciano ho inserito il sito internet dove poter acquistare il libro. Correggimi se sei giusto. Sì, sì, il mio contributo va alla salvezza degli archivi fotografici. Questo è il nostro motto. Diciamo, questo è per appunto chi acquista il libro, il fondo va per la salvezza degli archivi analogici, e io sono legato a questo mondo analogico. Chiudete i microfoni, chi non parla. Niente, devo dire, veramente, che dire del, a parte la mostra, la fotografia ha sempre vissuto di una grande autonomia e continuerà a vivere di autonomia propria. Come dicevo prima, ci sono tanti, tanti autori veramente bravi in giro per il mondo, tanti giovani. È chiaro che, ritorno a dire, c'è una scuola, diciamo un po' così, una mina vagante, diciamo, però vedo delle belle robe in giro, ci sono buoni autori, principalmente giovani. Il problema, che si diceva che la crisi dov'è, è che i fotografi americani, i fotografi francesi e i fotografi tedeschi vanno
a fare degli stage a pagamenti. Cioè, quindi questo è, come dire, è un problema anche culturale. L'Italia non ha questa grande scuola adesso di stage per formare i fotografi. Il fotografo non si forma perché è bravo e sa fare qualche fotografia. Il fotografo deve avere una grande cultura, se no che cosa va a fare? Cioè, non è un problema di capire se tu sei bravo o non bravo. Per affrontare un lavoro c'è un problema che ti devi approfondire, devi leggere, devi capire dove stai, che cosa fare, sempre per quella storia che stai entrando in una casa senza permesso. E questo è fondamentale. Quindi bisognerebbe proprio fare delle scuole di formazione su questo tipo. Cioè, l'informazione sta ammalando la gente. Cioè, le persone che veramente c'è un'informazione malata. C'è un'informazione malata in Italia che sta distruggendo completamente le persone. Questa storia è iniziata, vabbè, non voglio, non lo nomino neanche, è 30 anni fa, purtroppo, con le televisioni nate non so da dove, sappiamo come, e quindi è un'informazione che ci arriva da 30 anni, cioè è stato un investimento per distruggere le persone a casa, e questo spetta a noi, non a noi, anche a noi fotografi, spetta a noi cambiare alcune cose. E chiaro, chi ha il potere in mano, come dire, chi ha le informazioni in mano vince. Io volevo chiedere una cosa strettamente sulla mostra: quanto è stato facile o difficile mettere insieme tutti questi fotografi, considerando il fatto che ognuno ha il proprio punto di vista, il suo modo di vedere, la propria sensibilità. È stato un lavoro molto molto delicato, intanto devo dire non facile, di una difficoltà enorme, non solo per contattare, me lo immaginavo. E quindi significa chi c'era, chi c'è fortunatamente e chi non c'è più, e quindi significa che chi non c'è più siamo dovuti andare fisicamente a cercare questo materiale, e quindi la scelta è stata anche un po' impropria, perché per i fotografi che non ci sono più li ho scelti io, quindi è stata una mia responsabilità sicuramente. Ma mettere insieme 20 fotografi non è affatto facile, perché io potevo dire noi siamo sì belli, tranquilli, bravi e gentili, ma il fotografo è un grande individualista, quindi anche questo bisogna tenere conto, e quindi la sensibilità è interessante su questo. E io mi onoro di avere tanti amici, nel senso che veramente sono amici queste persone che io ho coinvolto, colleghi, ma amici, ci ho vissuto insieme 30 anni, 40 anni, quindi conoscendo le persone fisicamente forse è molto più semplice, e conoscendo i figli delle persone che non ci sono più, che fanno i fotografi, che hanno preso parte dell'archivio in eredità e fanno comunque fotografia, sul fotogiornalismo in particolare, cronaca, non è stato assolutamente facile, è stato un grande lavoro, ma lavoro proprio di pazienza, di parlare 100 volte con la persona, non una volta, non è che pronto mi dai 10 foto, no, non è stato così. Un rapporto, un dialogo, che cosa vuoi fare, che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo mostrare, facciamo un libro, sì, chi sono, chi scrive, chi non scrive, come dire, è tutto chiaro, è stato tutto chiaro, e quindi questo ci ha portato a questa grande iniziativa, proprio perché siamo stati trasparenti. Questa è stata una cosa veramente straordinaria, anche con l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, che è Eleonora Di Maio, un ex che tra l'altro ha delle dimissioni, una giovane assessore, ci è stato vicino, veramente, quindi la ringraziamo, anche la nuova assessore comunque, che sta lavorando, purtroppo è tutto chiuso, quindi ci sono, immaginate che a Napoli ci sono 10 mostre chiuse,
non si capisce, sperando che si possano aprire. E quindi c'è stato un grande avvicinamento anche umano con queste persone, di avvicinare queste persone, di parlare, perché sa, ormai diciamo questa parte diciamo storica non, chi non c'è più, ma tante persone non lavorano più sulla cronaca, tipo io non lavoro più sulla cronaca, quindi non mi incontro non tanto facilmente con queste persone sul lavoro, perché ho lasciato la cronaca un po' di tempo fa per passare ad altro, però ci siamo, quindi per me è stato un grande piacere riavvicinare i figli principalmente e avere un rapporto, come dire, di amicizia proprio, raccontando e dicendo, senti tuo padre, ti rendi conto che tuo padre nel 1990 mi ha regalato una Nikon F dicendo, Luciano te la regalo perché non la uso più, quindi raccontando anche queste cose, il vissuto con queste persone, quindi è stato anche un avvicinamento umano alla fotografia e alle persone che hanno lavorato su questo progetto. Me lo immaginavo. Comunque non vi lamentate troppo voi a Napoli, perché voi avete le mostre chiuse, ma a Firenze è sparito l'archivio Alinari, eh? L'hanno chiuso proprio. Però so che l'ha comprato lo Stato, no? So. Sì. L'ha comprato la regione Toscana, però. Ma non è. Non pervenuto. Vabbè. Ognuno ha i suoi guai. E poi volevo sapere praticamente se questa mostra è visitabile, cioè se avete intenzione, se pensate di farla diventare itinerante, cioè se è possibile replicare la mostra oltre che al Madre di Napoli in da altre parti. Sì, noi stiamo lavorando a tentare di portare la mostra innanzitutto nelle zone del cratere, perché è dovuto portare una mostra ad Avellino, a Benevento, oppure in altri luoghi che purtroppo hanno perso tante persone, tanti fratelli. E poi vorremmo appunto portarla in giro per tutta Italia, perché è una testimonianza molto forte. Cioè, io ricordo che nel periodo del terremoto, a novembre, c'è stata una solidarietà nazionale che io ero commosso. Devo dire, tutta l'Italia si è mosso per questa storia. Sono arrivati dalle Alpi alle piramidi, come si dice, no? Tutti sono arrivati per dare una mano, anche finanziariamente. E quindi sarebbe interessante e bello portare questa mostra in Italia, quindi a nord, a sud, est, ovest. Ci stiamo lavorando, appunto, è anche un appello anche a voi, se ci potete dare una mano in questo, siamo contenti di portare in giro questo straordinario lavoro. Sarebbe bellissimo. Francesco? Come? Sarebbe bellissimo poterci fare un Vinci Photo Festival. Sì, perché no? Quello magari dopo, spazio anche, avendo il posto per farlo. Ne parliamo dopo. Perché no? Luciano, io ho una domanda. Volevo chiederti una domanda personale. Con questo progetto voi avete raccontato il terremoto dell'Irpinia, però avete raccontato anche tanti altri terremoti, cioè ricordiamo il terremoto del Friuli, dell'Umbria, delle Marche, dell'Aquila, quello del Belice. Il tuo modo di fare fotografia è cambiato dopo quell'esperienza? Io, a parte l'Irpinia, ho partecipato. Sono andato a lavorare in Friuli, ricordo bene, chiaramente un'altra situazione. Anche là ricordo con grande passione abbiamo lavorato. Sono stato un mese in giro in quei territori. Diciamo, c'è sempre una questione di generazione, è generazionale.
ho visto i servizi dei fotografi, diciamo storici, diciamo adulti, tanto per capirci, e invece i servizi dei giovani. La differenza sta, io almeno quello che ho colto io, sta nella composizione. I fotografi giovani usano una composizione sempre uguale, è standard, mentre invece il fotografo che arriva appunto dalla bottega e dal fotogiornalismo storico è molto più curioso, è molto più è improvviso, cioè non c'è una logica sulla la composizione è già qua dentro. Invece i giovani fotografi vedono che curano molto la composizione e la post-produzione, tutto uguale, nel senso che io vedo 10 fotografi, 10 mani uguali. Invece 10 fotografi fotogiornalisti storici sono completamente diversi. Quindi c'è una, questo però io lo reputo un difetto dell'informazione. L'informazione ha abituato ai giovani fotografi, ai fotografi attuali, di lavorare sempre uguali, tutti uguali. E quindi anche se tu vedi nella post-produzione, la post-produzione è perfetta, è esattamente anche il colore, è sempre perfetto, è tutto uguale. Per ritornare a WordPress Photo, cioè tu vedi sempre la stessa mano, ma sono 100 fotografi diversi, come è possibile? Quindi questa c'è una differenza nella logica del riprendere a 3 metri. Bisogna fare fotografo e fotografia. Scusami? Bisogna fare una differenza tra fotografo e fotografia. Anche un'altra logica. Io vedo, per esempio, che si usano tanto, per esempio, la mia generazione, 3 macchine, 50 mm, 35 mm e 24 mm. Stop. Uno qua e uno qua. Vedo che adesso si usano molti, noi portavamo in giro il teleobiettivo, perché, sai, per una questione di se non ci vuoi arrivare, usi un teleobiettivo. Vedo che c'è molto, essendo le macchine digitali, che vanno dal 35 al 300, un solo obiettivo. Ma come si fa? Ma come si fa a lavorare con un obiettivo da 35 a 300? Cioè, è proprio illogico, proprio. Cioè, veramente è illogico. Cioè, è tutta un'altra storia. E quindi si usa molto il teleobiettivo, molto, molto, molto. Invece, di che stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando che il fotografo, è chiaro che io non porto più 3 macchine, io lavoro ancora in analogica, lavoro con le Leica, e ho 3 Leica, 50, 21 e 35 mm. Stop, questo è il mio bagaglio. E invece adesso lavorano con i zoom. Che succede con lo zoom? Per fare anche un po' di, come dire, un po' di critica, lo zoom non ti fa muovere, nel senso che si muove lo zoom, non ti muovi tu. Non ti muovi tu, il fotografo deve essere un ballerino, si deve muovere, si deve andare in giro, deve cercare, deve trovare la sua angolazione e quindi deve muoversi rispetto a quello che sta facendo. Avendo uno zoom, tu vai avanti e indietro con lo zoom, quindi non ti muovi. È illogico. Vabbè, questa è una mia critica che io, anche ai miei studenti dell'Accademia, dico: per favore, dovete usare il 50 mm, punto. Concordo in pieno. Si sente? Sì, 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 vai pure Antonio. Grazie. Concordo in pieno, cioè la scelta dell'ottica e del fa parte del lavoro. Fare il fotogiornalismo 35 e 50 e 24, sono d'accordo, 24, 21, ma diciamo anche perché diversamente non puoi stare. Cioè, quando si facevano gli scontri, lo sai bene, Lucia, cioè gli scontri si facevano massima a 5 metri con 50, se ti andava bene, ma dovevi starci dentro, altrimenti non prendi proprio la dinamicità. Invece, però è anche vero che la cultura, o meglio, l'estetica del WordPress Photo ha rovinato tutto. Ormai c'è un appiattimento, ma l'appiattimento non è neanche dettato dal fotografo, l'appiattimento è dettato proprio dall'editoria, che non dà impulsi, perché tu sai bene, quando si sta in redazione
e si discuteva con i giornalisti, quando c'erano i giornalisti seri, si poteva anche avere un confronto, uno scambio di idee anche duro, però si dialogava. Oggi praticamente tu hai anche, che hai già anticipato tu prima, non c'è più questo rapporto, ma inteso non, cioè proprio non vedi più il caporedattore, il direttore. Spesso, se ti ricordi, si parlava anche direttamente col direttore, che aveva delle esigenze ben precise, dava delle direzioni, andavi in giro col giornalista. Oggi questo non accade più, e sai bene che sei tu a essere sulla notizia, non più il giornalista. Ma fondamentalmente il fotogiornalismo in Italia già è nato zoppo, oggi è completamente, secondo me, acefalo, per quanto mi riguarda. Bene, se non c'è nessun altro intervento, chiudiamo qui la diretta. E Vincenzo? Sì, una domanda, una mia curiosità, ma così, perché mi ha colpito molto uno degli eventi, tra virgolette, catastrofici avvenuti a Napoli negli ultimi mesi. Ovviamente non è paragonabile, no, all'evento oggetto di studio da parte vostra, ma mi riferisco alla morte di Maradona. Ora diciamo che c'è questo. Ecco, per Napoli, o quantomeno per qualche napoletano, penso sia stato un evento catastrofico, quasi alla pari di così, è stata un'attenzione parecchio marcata da parte dei media verso questo evento che è accaduto qualche mese fa. Ah no, è un lutto, non, cioè, bandiera mezz'asta, cioè, per Napoli, io dico noi perché è Napoli, Maradona, vabbè, non ci sono parole, nel senso che ha non solo nel gioco. Io non sono un fotografo sportivo, ho fatto qualche foto a Maradona perché giustamente era Maradona, questo dio che arrivava dalla Spagna, e a parte la mia foto che di spalle, questa foto che è diventata un'icona, diciamo, questa foto che lui esce dagli spogliatoi, invece di farci l'ho fotografata di spalle, vabbè, e quindi questa è diventata un po' un'icona, questa foto, per i collezionisti. Ma Maradona, a parte il grande calcio, e ci ha portato, come dire, le grandi vittorie, i scudetti, Champions League, cioè Coppa Italia e cose varie, ma ha portato un'economia a Napoli. Cioè, Maradona ha portato soldi. Cioè, nel senso che il popolo napoletano, ogni volta che succede qualcosa di grande, si industria facendo. Allora, faccio un esempio banale. Nei quartieri popolari si costruivano i berretti, le sciarpe, le scarpe, le tute, qualsiasi cosa. Quindi tutto chiaramente fatto in, come dire, al nero, è inutile dirlo, ma ha dato lavoro a centinaia, centinaia, centinaia di persone. Quindi ha portato anche un'economia Maradona a Napoli, a parte l'economia, ma ha portato, come dire, ci ha tolto gli schiaffi da faccia rispetto, tipo, una delle squadre che ci ha tolto è la Juve, tipo, come dire, è proprio l'ha azzerato. Cioè, il signor Agnelli voleva Maradona, e Maradona diceva no, io devo stare a Napoli, ti do un assegno in bianco. No, il mio popolo è Napoli, perché lui ha visto Napoli come nella sua infanzia, da dove è arrivato. Quindi per noi è stato un grande, a parte tutti i problemi che ha avuto, non ce ne importa niente, non bisogna discutere dei problemi che aveva Maradona. Maradona è stato per noi un esempio straordinario nella città, e che tutti l'hanno adorato e l'adorano. Quindi quando purtroppo è finito, qua c'è stato un lutto nazionale, cioè guarda, è un lutto proprio, veramente le persone, no, avete visto un po' per televisione, no? Che, come dire, i giornali come hanno trattato questa notizia, e c'è stata una sollevazione popolare, diciamo, in tutti i quartieri,
fiori, candele, allo sta. È un nostro compagno. E difatti Maradona si sentiva napoletano, proprio napoletano. Per noi è stato una grande, un grande per Napoli. Il Dios numero 10 non esistono più. E ancora, cioè non c'è. Maradona è uno. Per il momento non c'è uno che ha superato Maradona, con tutto il rispetto dei grandi calciatori. Ma vedere giocare Maradona, vabbè, dico veramente era una... Quindi anche i non sportivi, cioè sto parlando di gente che non ha mai avuto stadio, non è mai andato in uno stadio, non ha mai visto una partita per televisione, ed è straordinario che queste persone lo hanno amato, lo amano, e quindi c'è stata una grande emozione quando purtroppo è finito. Vincenzo non ti si sente. No, dice un'ultima cosa per la tua presenza per chiederti qualche consiglio ai nostri corsisti che si approcciano all'inizio alla fotografia, e qualcuno magari ecco, apprezza questo tipo di fotografia un po' più di prima linea, insomma. Qualche consiglio davvero per un inizio intelligente? Il microfono. Allora, intanto con Todi Ruggieri noi siamo docenti a contratto all'Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha un straordinario triennio di fotografia. Devo dire di altissimo livello, quindi il nostro compito è avviare alla professione, ma partire proprio da zero. E perché dico questo? Perché tanti giovani si avvicinano alla fotografia, ma appena fanno qualche fotografia interessante si pensano già che no, c'è un no, sono arrivati. Allora io faccio un esempio banale. Quando tantissime persone dicono posso fare l'assistente, e allora questa parola che io non conoscevo, conosco la parola garzone. Io ho fatto il garzone negli studi, andavo. E il maestro, che a noi a Napoli si chiama Omast, sai che mi diceva? Ma tu sai lavare per terra? Allora quando mi dicono voglio fare il tuo assistente, e io dico, ma tu sai lavare per terra? Questi sconvolti, dico, ma come? Io vengo a fare l'assistente, cioè devo lavare per terra? Sì, la prima cosa che devi fare, devi lavare per terra lo studio. Ecco, faccio una, no? È un assurdo, ma secondo me bisogna essere un po' violenti, diciamo, con i giovani e far capire che cosa sta succedendo e che cosa è questa professione. Questa professione è una straordinaria professione. Io sono grato a questa professione perché immaginate quante persone ho conosciuto facendo il fotografo in tutto il mondo, non a Napoli. Sto parlando in Medio Oriente, sto parlando in Brasile, sto parlando in America, cioè come dire, no? Quindi immaginate quante persone, che cosa mi hanno dato queste persone. Quindi questo è il primo elemento da spiegare alle persone, l'importanza di fare il fotografo e incontrare l'umanità. Questa umanità non è che te la danno gratis, te la devi guadagnare. E a me mi hanno dato tanto. Io cresco e sono cresciuto con una serie di, come dire, di servizi, ma mentre fai il servizio tu conosci queste persone, ci devi entrare in contatto. E per me è una grande esperienza. Quindi la prima cosa è capire che cosa vuoi fare. Perché fai il fotografo? Il fotografo è un mestiere. Io posso fare anche l'idraulico, faccio fotografo o l'idraulico. Anche l'idraulico quando entro nelle case incontro le persone. Ma io sono grato alle persone che mi hanno dato grande umanità attraverso la fotografia. E se non si capisce questo, un fotografo non si può fare. Volevo solo farvi vedere, scusatemi se mi permetto. Vi voglio far vedere questa foto. Allora, ok. Sì, perfetto. Allora, questa qua, questo è il nostro Dios, il grande Maradona.
Vedete? Io che ho fatto? Invece di stare con tutti i fotografi, i miei amici di là, l'ho fotografato di spalle. E il che, come dire, è una cosa un po' strana, no? Arrivo a Maradona, allo stadio di Napoli, 60.000 persone, come dire, che aspettano questo grande giocatore, pagato 12 miliardi di lire, e che fai un fotografo di spalle? Difatti, questa fotografia, quando sono andato in redazione, ho avuto una tirata di capelli e di orecchie dal direttore, ha detto, e dove sta Maradona? Questo è Maradona. Maradona non si deve vedere di faccia. Cioè, Maradona è lui. Quindi non ha bisogno di farsi vedere dalla faccia. Fortunatamente questa foto non è stata pubblicata e sono stato stracontento. Che cosa hanno pubblicato? Maradona che palleggia il mio campo. Vabbè, è una cosa molto banale. Tutti quanti possono fare questa foto che Maradona palleggia, perché è un grande, come dire, è un giocoliere più che un giocatore. E fortunatamente questa foto è stata scoperta qualche anno dopo e io sono stato contento perché non è uscita subito. Mi scuso di aver fatto questa piccola pubblicità, ma questa è una foto ormai internazionale, nel senso che tutti la conoscono, quindi non c'è, non è un... Però mi riferivo a te che dicevano che cosa è Maradona per noi. Maradona è questo, vedi, pure di spalle. Ne l'abbiamo capito dall'inizio. Tu immagina, c'erano 60.000 persone per vedere Maradona, hanno pagato 3.000 lire per entrare allo stadio. 3 per 6, 18. Quindi Ferlein già ha fatto un incasso solo per farlo uscire dallo stadio. Quindi immaginate, no? E vabbè. Incredibile. Ah, è stato un aneddoto particolare, comunque. Curioso. Bene, bene. Sono strafelice di questa serata, veramente, di avervi conosciuto. Spero al più presto vis a vis per darci un abbraccio, veramente grazie al vostro team, grazie veramente, grazie a grazie voi, a voi. I nostri fotografi che hanno collaborato, veramente è stato un piacere, spero di sentirci ancora. Francesco, poi ci sentiamo con calma per avere una collaborazione. Se avete qualsiasi cosa, avete bisogno di Napoli, del mio studio, del mio spazio, sono a vostra disposizione e siamo qua, facciamo questo, è un nostro dovere, è un nostro impegno. Grazie. Più che volentieri. Grazie. 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 Ci salutiamo, grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. A presto, sentirvi. Complimenti, grazie. Grazie.